Voilà, eccoci qua. Molto soddisfatto. È andata benone. La traslucidità dell'impasto ci fa pensare che abbia formato comunque una corretta struttura glutinica. Ok, eccola qui. A riposo sarà più forte sicuramente. Adesso è un po' stressatuccia anche dalla fase di imbassamento che ha subito. Ok, ma direi che ci siamo, vedete? Va benone. Ok ragazzi, allora abbiamo concluso lo staglio, quindi sono usciti più o meno 3 panetti da 300 grammi ognuno. Ok, quindi adesso non ci resta che chiuderli, li facciamo maturare le nostre 5 ma anche 6 ore. Adesso ci regoliamo un po' anche in base a come e a quanto tempo vuole maturare, vuole crescere l'impasto, d'accordo? Quindi senza una regola vera e propria, ma all'incirca io mi sono regolato intorno alle 5-6 ore. Ok, quindi adesso mettiamo il coperchio sopra. Ragazzi, ci vediamo dopo per la prova forno.
D'accordo ragazzi, rieccoci qua. Allora, giungiamo alle nostre conclusioni come facciamo di solito al termine dei nostri processi, d'accordo? Diciamo innanzitutto a rigor di sincerità che io non sono un vero e proprio amante della farina ricavata dal grano duro, d'accordo? Quindi io non l'inserisco quasi mai, anzi mai direi, all'interno dei miei impasti. La utilizzo soltanto per la stesura, ok? Quindi utilizzo la semola rimacinata soltanto per la stesura. Devo ammettere però che il sapore era davvero buonissimo. Allora, la pizza era molto particolare, un retrogusto molto piacevole, devo dire. Ricordava il buon vecchio diretto, fatto bene, con una piccola tonalità di diverso all'interno, ok? Quindi l'impasto, almeno al morso, era più cedevole. La masticazione, come si dice in gergo, era facile, quindi in linea di massima do un voto davvero positivo a questo impasto, oltre, vi ripeto, al gusto, che aveva una tonalità di diverso, un gusto particolare che adesso non vi saprei descrivere. Comunque la pizza nel complesso era buona. Entriamo nello specifico. Allora, per quanto riguarda il processo, diciamo che sono contento del processo che ho scelto, meno della sua realizzazione, ok? Allora, come avrete fatto caso nel video, i panetti erano cresciuti un po' verso l'alto, ok? Come crescono quando di solito accumulano un po' di tenacità. Chi è appassionato di questo campo, di pizze, sa di cosa sto parlando. L'occhio a un certo punto si allena a vedere certe criticità, quindi ci avrete fatto caso in molti. Quindi diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo, ok? Quindi accumulare un po' di tenacità, forse troppa, considerando come sono lievitati i panetti, ma non tanto poi alla fine in fase di stesura, ok? Quindi quando sono andato a stendere le pizze sul banco, in effetti i panetti non erano chissà che quanto tenace, ok? Quindi poteva anche andarci bene questo processo. Io sinceramente, se dovessi fare un altro tentativo la prossima volta, farei in questa maniera qua. Allungherei l'appretto dei panetti da 5-6 anche 8 ore, in modo da farli rilassare giusto un altro pochino. Di conseguenza mi correggerei sull'utilizzo del lievito che abbiamo fatto in questo video. Passerei senza ombra di dubbio dai esagerati 5-6 grammi di lievito voluti apposta in questo processo per stringere i tempi, ok? Poiché a me interessava un panetto quantomeno estensibile possibile, quindi quantomeno spiattellato, poiché mi sono basato un po' su notizie che ho letto un po' di qua e un po' di là. Avendo fatto un'esperienza oggi, farei in questa maniera qua. Allungherei quindi l'appretto a 8 ore, dimezzerei i quantitativi di lievito, li passerei a anche 3 grammi di lievito, che sono comunque tanti per 500 grammi di farina, ok? Lascerei invariata la puntata, che può andare secondo me tranquillamente da una mezz'ora anche a un'oretta sul banco, ok? Quindi ci va bene così. Lascerei invariata un po' anche la chiusura dell'impasto, ok? Parlando delle temperature all'interno della macchina, a magari anche qualche grado in meno, anche 23-24 gradi a noi pure possono andare bene, dai 23 diciamo ai 25 gradi. Di massima, insomma ragazzi, mi ritengo soddisfatto di questa prima prova con questa farina a me sconosciuta fino ad ora, quindi abbiamo fatto un'esperienza, la prossima volta sicuramente verranno meglio le nostre pizze, però diciamo che in linea di massima ci possiamo accontentare, sempre perché stiamo parlando del primo tentativo, ok? Infatti, se ci avete fatto caso, nelle sezioni che vi ho mostrato ci sono delle zone aperte e delle zone molto chiuse, molto mollicose, ok? Questo ci fa capire un po' la struttura del complesso glutinico, quanto è delicata e come va capita bene, davvero bene. Quindi questa è una farina molto particolare, ok? Il processo che ho utilizzato è un processo che secondo me va bene per questa farina, ma avendolo estremizzato troppo, ovviamente è andata a discapito della qualità della maglia glutinica della pizza nel complesso. È parecchie zone non si sono nemmeno cotte in maniera corretta, in maniera adeguata, penso ci avrete fatto caso sicuramente. Va bene, allora siamo giunti alla conclusione, ragazzi, io vi ringrazio come sempre, spero abbiate apprezzato questo video un po' diverso, un video che parla di questa farina che, ahimè, fino ad ora mi era davvero sconosciuta, credo pure a qualcuno di voi, spero abbiate apprezzato il contenuto come sempre, ragazzi, un abbraccio e ci becchiamo alla prossima, ciao!